Io sto notando tantissimo, raga, ma proprio tanto, che il manga sta cominciando a vendere abbastanza bene. Perché nessuno mi toglierà dalla testa sta cosa, perché possiamo dire che siamo lettori di nicchia e tutte le puttanate che ci si continua a dire. In realtà siamo noi che continuiamo a pensare di esserlo, perché non è possibile che io sono entrato in Feltrinelli l'altro giorno e a distanza di 2 settimane dall'ultima volta in cui sono andato, hanno spostato tutti i fumetti americani in uno scaffale solo e i due scaffali che erano dedicati ai fumetti americani sono diventati dedicati ai manga. Che il supereroistico Aspetta! sta inguaiato è No, no, palese. peggio, aspetta. Hanno fatto questi due scaffali di manga volume unico e Perfect Edition, chiamiamole così. E poi c'erano tutti gli scaffaletti centrali piccoli con tutta la roba. C'erano 3 scaffaletti piccoli, un lato e l'altro, con tutte le serie. E la cosa che mi ha fatto capire che siamo arrivati a un punto dove si sta vendendo tanto è che c'era, come vedete dei libri, la classifica, quando entrate nella Feltrinelli 1, 2, 3 con i libri più venduti, c'era quella dei manga con primo My Hero Academia, sotto c'era Demon Slayer. Ma tu prendi comunque degli esempi di serie che sono talmente di massa che poi con l'anime Sì, va i bene, però ragazzini. capisci che sì, però capisci che grazie a quella roba lì, Star Comics ci porta Pampania. Certo, e a me fa contento sta roba. Anche Posso disprezzare quanto vuoi My Hero Academia, ok, mi va bene che sono d'accordo. venda per portarmi questo. Tra l'altro l'hai letto? Ci dice forse perché chi ne parla diventa sempre più influencer, ma allora perché non cominciano a parlare di più i fumetti italiani? Perché Perché i fanno fumetti soldi. italiani non hanno un anime che li traina, perché i fumetti italiani non li trovi in scan. Possono Aspetta trovare che neanche adesso questo online. inizia il Bonelli Cinematic Universe, vedi le robe che No. accadono lì. Ragazzi, sono serissimo, eh. Adesso faccio un flex per tutta la comunità manga e per tutti i reseller. Un saluto Così. alla comunità manga. Ok, siete pronti a 200 bagnarvi le... euro. No, 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 no. Siete pronti a bagnarvi le mutande? 2,50 euro. 2,50 euro. 2,50 euro. 200 euro, bitch. Ma tra Quanto poco sarà? costa? 200. Porca puttana, io manco... Cioè, me ne frega talmente. Diciamo, Diciamo 200 200 euro per tutta, Silent tutta la Voice di serie. merda. Beh, Ma che poi ce diciamo l'abbiamo che tutto, 200 penso. tutta la serie. Sì. Appena ci saranno di nuovo le cose gratuite di eBay, mi ritroverete a vendere a Silent Voice. Purtroppo i cartoni per loro Però natura non lo costano venderà mai, sai. tantissimo e non ci si investe in questo paese. Guarda, Intanto però sono stati fatti dei passi avanti perché sono uscite delle Adrian. robe Adrian è pazzesche. un diademo della nostra Adrian. società, cioè qualcosa di clamoroso che ha Adrian è scritto meglio pagine di importanti di Devilman. storia della TV italiana. Ma è meglio Quindi, di certo. Devilman, assolutamente. Finale Ma all'Evangelion. è meglio di qualsiasi cosa sia mai stata concepita da mente umana, perché ricordiamo che Celentano non è umano, lui è Dio. Cioè, io ho bisogno della È seconda stagione di tantissimo Adrian. anime, Adrian, comunque. Brutto quanto te pare, ma è Adrian è anime. la decima serie di JoJo, in realtà, quindi... È Il nuovo probabile. JoJo, infatti, si chiamerà Jorian. Passare il 2 e il 3 di Bugie Aspetta. d'Aprile esauriti. Anche questi costa. Sì, Sì, anche sì. questi sono esauriti di Non testa. viene ristampato, non so se la ristampa. Quando sta roba ce l'ho, ma chissà se io vendo tutta sta carta di merda che c'ho dalla camera e leggo solo gli scan, me li fa Guarda, Nico, ti faccio 5-6 mila euro. vedere 200 di Ragazzi, io questo. vi auguro una buona serata. 200 di Io questo. vi devo salutare. Ciao, Ciao Doc. Doc, è stato un Ciao, piacere. Grazie Sento ancora che al Nico che mi ha invitato stasera per parlare. grazie a te che mi hai fatto far content, ti vedrai ributtato sul mio canale. Mi raccomando, poi le parti salienti ti faccio vedere. Metti la parte dove flexo, perché poi. Sì, tanto ci scriverò. Il Buonanotte. titolo sarà totalmente clickbait. Buonanotte. Signori, 400 euro nel palmo delle mie mani. Guarda che belli. Adesso mi incazzo, ti prendo una cosa io. Dai, flexa. Beh, Ah, vabbè, ha giocato il colpo basso, non vale, devo dai. prendere il 19 di Ayemahiro? Ah, ce l'ho anch'io il 19 di Mi sa che Ayemahiro. ce l'ha la mia fumetteria quello ancora, quindi tipo me Prendilo l'avevano chiesto, subito. ma ce l'ho. Riprendilo lo stesso, rivendila a un casino. Ma io lo sai che non me vale fare queste cose. Ma almeno sono 200. No, sì, 200 non lo so. Ma Però. che cazzo lo compra? Lo leggevamo in Lo 6. stanno cercando tutti! Lo stanno cercando tutti! Tutti si sono svegliati adesso! È una cosa Ma senti, la incredibile! roba la vuole solo quando è esaurita, è Scemi in impressionante. culo, Dio santo! 19 di Meiro non lo so quanto costi, sinceramente, attualmente. Perché non ci sono inserzioni online. È spinto,
cioè non è che dici non si trova, cioè però non si trova, non è che non c'è, non esiste più. Mentre invece per quanto riguarda Bugie di Aprile ho messo in ricerca il volume 2 perché stavo cercando quello e ho trovato una fumetteria che me la vendeva tutta completa a prezzo di copertina e ho detto vabbè sai che c'è, e io la prendo tutta così non devo stare a comprarla un po' di qua, un po' di là, un po' di su, perché sono quelle fumetterie, non so se avete presente quando andate in fiera che trovate gli stand delle varie fumetterie che hanno le serie in blocco tutte chiuse col cielo, perché quando mi è arrivata c'era proprio tutta chiusa col cielo, fan come quando la vedi in fiera con scritto a pennarello Bugie d'Aprile e il totale. Io quanto mi manca quella roba. Tu hai idea di quanta roba ho comprato a un euro? Cioè io mi sono comprato dei volumi Planeta a tipo 5 euro quando magari di copertina costavano. Anche lì ho preso 30. Tipo un volume esauritissimo che tipo non si trovava di Blame a io 2. Penso la roba che ci ho fatto più plusvalenza sta roba qui, che a buongiorno lo leggo per faccio il video di una roba esaurita giusto per vedere che la gente lo vorrà comprare. Spirit cos'è? Of Wonder di Kenji Tsuruta, che è quello che roba? Fa è l'autore di Emalon. Cazzo, ma che ne so, non l'ho mai letto. Sì, è l'autore di Emalon. Comunque, ma come non l'hai mai letto? No, ho detto buongiorno lo farò, però cioè 18 ho capito, euro l'ho pagato tre, l'ho letto alla fine. Quanto ce l'hai? Sarà altri 4 anni. Quanto? 4 anni più o meno. Oh, bella. Letto. Sì, però sto Spirit of Wonder oramai mi è diventato talmente tanto parte della libreria che penso non lo leggerò mai, tipo come questo. Come il mio Beelzebub numero 1. Raga, lasciamo perdere. Voi mette? Ma perché quella roba? Se compra, errori di gioventù, stavo in fiera, c'era Dario, ho detto voglio il fumetto suo, quando ancora non, gli youtuber non facevano l'elemosina su Twitch, un modo per sostenere la persona era comprando un fumetto del cazzo che pare un opuscolo disegnato da una persona con problemi su una storia insulsa, però te lo compri perché dici ah dai, fa piacere. Quando ancora non chiedevano l'elemosina su Twitch, facevano i fumetti di YouTube. Che comunque è una cosa, non è che è tanto più decoroso far l'odore dei fumetti piuttosto che fare l'elemosina, cioè almeno con l'elemosina due soldi ce li fai. Oh, raga, ho se in tutto ciò Alessio, non ho capito se Alessio sia morto in tutto ciò. Eccolo, lo stavo ripescando nella parte più bassa della libreria. Ah, il manga della Bibbia, mi dicevano qua, sì, io non è che il manga della Bibbia, ho il manga di Gesù. Invece qua, nel mentre che Master arriva col manga della Bibbia, ma qualcuno l'ha preso manga vibe per il meme? Io no. Il meme non vale 5 euro, mi dispiace. Dato che parlavamo di Dragon Ball prima. Che spettacolo. Che capolavoro. Ma hai visto che poi, se te vai su Photoshop e metti le ombre, vai sotto, no, sui cosi là che te fa vedere come vuoi impostare il radiale, quella là è Laura. È preimpostata proprio di Photoshop. Andy's face shone like the sun, brillò come il sole. C'è anche in italiano, ragazzi, compratelo, non fate gli scemi. Questo c'è anche è in italiano? Sì, in italiano, la casa della Bibbia l'ha pubblicato. Manga Messia. Has he come to save the world or destroy it? Guarda quanto è bello col titolo sotto in giapponese che pare Evangelion. Bellissimo. Qua abbiamo Gabriele. Questo è Berserk totale. Guarda Nico come si è frizzato in una posizione bellissima. Mi chiedevano, è storicamente corretto? Sì ragazzi, è storicamente corretto. Cioè, come fai a chiedere se è storicamente corretto, che è già cazzo. Fantasy la Bibbia di suo? È la sospensione dell'incredulità. È molto sospesa. Guarda come allunga le mani sul mondo, che fa vedere il futuro, quello che ci sarà, gli aerei, i broker, io che vendo OT a più soldi. La Bibbia non è fantasy, è epica, ma senza dubbio è una lettura epica, ma rimane comunque un fantasy, insomma. Guarda, in dissolvenza, in opacità al 50%. Sembra quasi una tavola sciolta. Ma è una monnezza, ma per me questo qua comunque è stato proprio... Cioè, è una roba che non è che gli hanno comprato i diritti quelli della casa della Bibbia, gliel'hanno commissionato a sto mangaka sporaccio, sto studio. L'autore non c'è scritto. Ma certo che non c'è scritto, ma chi la firma sta roba? Ah no, c'è, aspetta. Uzumi Shinozawa. Madonna. Manga Bible Series. Sì, c'è anche la Genesi, ci sono gli altri. No, è come Jojo. Io ho soltanto preso la parte di Gesù, c'è tutto. Fra, è come Jojo, ma è in bello. C'è Manga Metamorphosis and the Manga Bible Series. No, raga, sto malissimo. Bellissimo. Ma ci stanno tutti? Ma anche in italiano? In italiano non lo so, sinceramente. In inglese ci sono tutti. Allora, adesso ci sbrighiamo. Arriva Ben l'affiliato, poi anche io vi chiederò l'elemosina e apriamo il manga del
Duce, sì, il messia qui. Ci associamo tutti. La barra per raggiungere lo scopo di fare il manco. Domani, ragazzi, io sono in live da Spider Tony, molto probabilmente. Oddio, Inception, ci sono due Nico! Tra l'altro solo uno si muoveva. Vabbè. Cioè, aspetta, Manga Majesty, The Revelation of the End Times. No, in realtà non sono frizzato. Raga, ma il manga del messia, a parte che è esaurito, ma poi sì, c'ha 237 recensioni, 4 stelle e mezzo. E sono tutte per lo più positive, se non sbaglio. Sì, ce n'è tipo un paio con una che dopo lo andiamo a leggere perché probabilmente l'avrà lasciata l'anticristo. Condividi lo schermo di questa beltà, per favore. This isn't a Bible storybook. It's a pretty accurate and faithful account of the combined narrative of four gospel which record of the coming and mission of Jesus. Each page includes. Sai, vero, che se fai il click col tasto destro fai traduci in italiano, vero? Vabbè, andiamo. Vabbè, in realtà mi è piaciuto bene. Molto. La Bibbia, la versione originale del Re Geronimo, per la parola ispirata di Dio, non lasciatevi ingannare dai fumetti. Spettacolo. No, raga, non ho parole. È arrivato anche il fondamentalista, perché ricordiamoci, manga vuol dire anche sesso e stupri alle minorenni. Ciao Nadia, insegna a fare giornalismo agli angeli.